nel bacino idroelettrico della centrale Taccani, i nostri James Bond hanno la possibilità di offrire l'immunità alla ragazza in nomination. Come? Devono recuperare questo biglietto prima che si apra la diga e l'acqua lo travolga. Il punto di partenza è un canotto al centro del bacino. Il primo è Dennis, che rema come un matto fino al bordo della diga. Ha un problema col moschettone, non riesce a legarsi. Cerca il biglietto, ma camminare su una superficie così scivolosa e con una pendenza di 45 gradi non è facile. Parte Massimiliano. Lo stile è impeccabile, ma un po' lento. Supera senza difficoltà il bordo della diga e rapido scende aiutandosi con la corda. Anche Massimiliano scivola, ma riesce a non cadere. La diga è lunga 90 metri per 10 metri di altezza e trovare il biglietto non è facile. Il terzo è Andrea. Rema veloce, ma sembra che non si muova. Furbo, si aggancia a una corda e così raggiunge la diga. Sta per scavalcarla, ma prima si sistema il farfallino. Andrea ha capito che è meglio camminare nell'acqua per non scivolare. Suona la sirena. La pressione dell'acqua si alza. Claudio è molto atletico, ha voglia di vincere. Raggiunge senza difficoltà la sommità della diga e scende veloce. Scivola, ma si aiuta scivolando. Il vincitore sarà quello che impiegherà meno tempo. Sembra esausto, ma continua. L'ha visto, trovato. Parte Vittorio. Sembra non avere una gran dimestichezza coi remi. Riesce ad aggrapparsi alla diga. Grande Vittorio, non ha mollato. Adesso deve trovare il biglietto. Cammina prudente, ha paura di scivolare. Ha preso una brutta botta, ma si rialza. Manca poco, la diga sta per aprirsi. Vittorio ha visto il biglietto. Deve arrampicarsi, ma sembra esausto. Trovato! Tutti i nostri James Bond hanno trovato il biglietto. Ma chi avrà impiegato meno tempo?